volta, 8 gennaio 1944, seconda parte. Potete credere che Satana vi serva? No. È molto più facile che Dio vi conceda ciò che chiedete, se è cosa lecita, che non che ve la dia Satana. Satana si fa servire e vi assicuro che per un'ora vi chiede tutta la vita, per un trionfo tutta l'eternità. E potete credere che dicendo voglio, Dio voglia? No, Dio vuole ciò che è vostro bene, non tutto quanto voi volete. Potete illudervi che al vostro comando Dio e i suoi ministri vengano a voi? No, solo una vita casta e pia, solo una vita incoronata dalle tre fiaccole della fede, della speranza, della carità, solo una vita difesa dalle altre virtù praticate contro Satana, il mondo e la carne, solo una vita vissuta nella mia legge, in quella mia dottrina che è nel mio quadruplice Evangelo e che è quella da 20 secoli e tale sarà finché sarà la terra e l'uomo, solo una vita cristiana, ossia vita simile a quella del Cristo, di ossequio, di ubbidienza, di fedeltà al Padre, di generosità costante, ottengono al vostro spirito quella purificazione, quella sensibilità che vi possono permettere di ricevere Dio e i suoi ministri in una così sensibile maniera da darvi gioia di visione e gioia di parola semplicemente ispirata o realmente detta. Io l'ho detto, non si può servire insieme Dio e Satana, no. Dove è l'uno, l'altro non vi è. Segno di Dio è la vostra vita. E segno di Satana è la vostra vita. Quando siete capaci di riflessione, ammesso che abbiate ancora un lembo di anima libero dal possesso che uccide, esaminatevi voi, le vostre opere, le ispirazioni che ricevete. Se le vedete anche soltanto umanamente oneste, dite, qui può essere potere di Dio. Ma se esse sono contrarie alla morale umana e sono agli antipodi della morale sovrumana, dite pure, qui non può essere Dio, ma il suo nemico. E voi, già traviati al punto di aver abbracciato la nefasta religione che io chiamo satanismo, quella parodia della religione che è sacrilegio e che è delitto, ricordate che io non ho bisogno di tenebre, di solitudine, di magnetismi per venire. Io sono luce ed i miei santi sono luce. Io non temo il sole e non temo la folla. Io so rapire da mezzo ad una folla ed apparire sole nel sole. I miei discepoli possono dire come sia semplice, dolce, spontaneo e assoluto il mio venire a loro, come li sollevi oltre ciò che li circonda, inabissandoli nella luce e nel suono che è cielo venuto a loro. Essi possono dire come dopo ogni contatto sentono la loro materia perdere peso e acquistare spiritualità, come dopo ogni fusione la carne muoia un poco di più e io viva sempre più forte in loro. Io, il vincitore della carne, strumento di Satana e perciò vincitore di Satana. Essi possono dire come rinnovellati ogni volta più profondamente muoiano misticamente ad ogni volta e risorgano sempre più spiritualizzati. Essi vi possono dire quale pace, quale serenità, quale equilibrio è in loro, quale intelligenza, quale amore, quale purezza. Non umana, più ancora che subumana, mia, poiché io divengo loro e loro divengono me.
La creatura non c'è più, io ci sono. Essi sono una goccia di sangue nel mio cuore. Io vivo, io regno, io li faccio dei perché li assimilo a me. Quello che Satana non dà, non può dare. Il divenire simili a Dio. Io lo do a questi miei discepoli, perché li fondo con me e li deifico in tale visione. Amici carissimi, che state seguendo, ecco, questo ultimo squarcio di veglia, coraggiosi perché l'ora è tarda, e come già detto all'inizio, ancora più coraggiosi perché questa sera abbiamo come concorrenti assolutamente ad armi impari la serata conclusiva del Festival di Sanremo, quindi ci vuole tanto coraggio e tanto spirito di sacrificio, ecco, per preferire lo stare in preghiera e in meditazione piuttosto che concedersi questo piccolo diletto dell'anima. Ecco, però il brano che abbiamo ascoltato, a mio avviso, mostra quanto ne valga la pena. Vorrei subito far notare una cosa, ecco, specialmente agli amici e alle amiche che conoscono, amano, seguono un po' la Divina Volontà, che hanno sentito anche prima la, come sempre, bellissima meditazione di Don Pierpaolo, quindi la prima delle due letture spirituali di queste nostre piccole veglie. Volevo far notare, no, come il Signore è un portento di prodigi, e i santi e gli aspiranti tali, ecco, né Maria Valtorta né Luisa di Carreta lo sono ancora, speriamo che lo diventino presto, speriamo, auspichiamo, preghiamo al Signore per questo. In ogni caso bisogna sempre notare, questo è un piccolo prologo, una piccola premessa, come i santi sono tutti diversi, no? Il nostro Signore a ciascuno dà un dono particolare, perché vuole che tutti concorriamo all'edificazione del suo corpo. Non ci sono primi della classe o tuttologi, ecco, nel regno di Dio ci sono tante piccole pietre umili che concorrono a edificare l'edificio, no? Sappiamo che a Luisa Gesù ha parlato della Divina Volontà, d'accordo? È della fonte primaria. Alla Madonna ha rivelato degli aspetti, scusate, a Maria Valtorta ha rivelato i misteri della sua vita terrena, gliel'ha fatti vedere, perché ci crede ovviamente, no? L'opera sul Vangelo è un capolavoro, e i quaderni che stiamo leggendo sono degli insegnamenti di Gesù fondamentalmente attinenti alla grande opera della redenzione. Però in quelle cose che abbiamo sentito questa sera vediamo, no, come ci sono dei punti di contatto. Dopo ogni fusione la carne muore un poco di più. Io do a questi miei discepoli che cosa? Divenire simili a Dio, li faccio dei, perché li fondo con me e li deifico in tale fusione, no? Allora, chi conosce Luisa, gli si addrizzano subito le antenne. La fusione, di che fusione parla? Parla della fusione della Divina Volontà. Probabilmente Maria Valtorta, non lo so se conoscesse o no Luisa, forse non si rendeva conto, no? Però vedete come quando le fonti sono belle e sono buone, ci sono questi bei punti di contatto, no? Il brano di questa sera è stupendo. Abbiamo detto che è la prosecuzione di quello della veglia scorsa, no? Numero uno, molta gente passa dalla parte del diavolo, anche in questa vita purtroppo ci sono i suoi adepti, perché chiede al diavolo delle cose. Siamo in tempo di Quaresima, no? La terza tentazione che il diavolo fece al Signore fu: guarda qua tutta questa ben di Dio, guarda tutti quanti i regni della terra, guarda la loro gloria, guarda queste cose, queste sono state date a me, io le do a chi voglio, disse Satana, ti darò tutto questo se prostrandoti mi adorerai. Purtroppo quelli che Gesù, anche nel testo che abbiamo ascoltato, chiama i satanisti, fanno questo.
si prostrano a Satana per averne in cambio beni temporali, soldi, successo, potere, sesso a volontà, donne a volontà, vacanze a volontà. Solo che Gesù dice: attenzione, pensate che Satana vi serva? Non credo proprio. E dice: è molto più facile che Dio vi conceda ciò che chiedete, che è cosa lecita, se è cosa lecita, che non che ve la dia Satana. Satana dà immondizia e dice anche: per un'ora ti chiede tutta l'eternità. Guai a chi vende l'anima a Satana per averne beni temporali, perché il costo di questo sarà la dannazione eterna. Ecco, Dio ci dà soltanto quello che per noi è bene. Bellissimi questi passaggi di Gesù. Se potete dire a Dio voglio e Dio vuole, non credo proprio. Dio vuole ciò che è vostro bene. Forse al vostro comando Dio e i suoi ministri vengono a voi, non credo proprio. Ecco, però poi Gesù dice: verremo a voi. Come non verremo? Veniamo a voi a quali condizioni? Bene, cominciamo a fare una vita casta, numero uno. Cominciamo a fare una vita incoronata dalle bellissime faville della fede, della speranza e della carità e di tutte quante le altre virtù cristiane. Cominciamo a fare una vita vissuta nella mia legge, nella dottrina insegnata nei quattro Vangeli, che rimarrà sempre la stessa. Sempre la stessa è stata e sempre quella resterà. Cominciamo a fare una vita d'immagine della mia, una vita di obbedienza, di fedeltà al Padre, di ossequio, di generosità costante. E che succederà? Succederà che noi verremo. E attenzione, Gesù non fa riferimento a visioni e grazie straordinarie. Attenzione bene alle parole che usa. Dice: tutte queste cose vi possono permettere di ricevere Dio e i suoi ministri in una così sensibile maniera, cioè una cosa che tu percepisci, da darvi gioia di visione e gioia di parola, attenzione, semplicemente ispirata o realmente detta. Quindi significa che Gesù fa riferimento anche alle comunicazioni ordinarie che lui concede. Quali sono? A livello, diciamo così, di orazione, le consolazioni. Se abbiamo un rapporto personale con Dio ed una buona vita cristiana, noi le consolazioni certamente le abbiamo conosciute. Sono per tutti, non sono cose per pochi, non sono cose da mistici, perché non sono cose mistiche, sono cose che si vivono ordinariamente nella vita di orazione, così come le ispirazioni. Non c'è bisogno che Gesù venga di persona, come ha fatto con grandi santi, a parlarti a tu per tu, ti parla nel cuore. E che cosa? E attenzione, dice anche Gesù: io non c'ho bisogno, qui parla di cose che fanno i maghi, quelli vicini al mondo dell'occulto, io non c'ho bisogno né di tenebre, né di magnetismi per venire, o cose strane, io vengo punto e basta, e vengo nella luce. Ricordate però una bella cosa, o servite me o servite Satana, tutte e due non si possono servire. Non potete servire a Dio e a Mammona, ha detto Gesù nel Vangelo. Mammona è uno dei nomi del diavolo, oltre che essere anche la rappresentazione simbolica del denaro e dei beni di questo mondo. Dice poi Gesù una cosa meravigliosa. Dice: guarda, a ogni mia venuta, e concludiamo, c'è un salto qualitativo. C'è un passaggio, diciamo. Dopo ogni contatto, attenzione ancora, ogni contatto ordinario, non straordinario. Quelli straordinari, se il Signore ce li dona, non dobbiamo desiderarli, siano i benvenuti, ma quelli ordinari li dona ai suoi amici. Sentono la loro materia perdere peso e acquistare spiritualità. Queste sono cose che noi possiamo controllare. È accaduto a noi questo. Dopo ogni fusione la carne muore un po' di più,
i vizi, specialmente i vizi bassi, i vizi impuri, interessano sempre di meno. È incompatibile una vita di peccato con una vita di grazia, non si può servire Dio e il diavolo. Ma il fatto che noi stiamo nell'amicizia con il Signore, sapete da che cosa si vede anche? Che certe cose non ti interessano proprio più. Infatti il diavolo a quelli che sono amici di Gesù non gliele propone certe tentazioni, perché ci sputano sopra prima ancora che gli arrivino. Quindi lui non vuole essere umiliato in questo modo. Rinnovellati ogni volta più profondamente, muoiono misticamente e risorgono più spiritualizzati. Attenzione, morire misticamente ancora qui non vuol dire essere mistici, eh? Sono le morti interiori, è la morte del nostro uomo vecchio, che sempre più andiamo avanti e più diventa agonizzante, no? Proprio alla fine, proprio languente fino a morire del tutto. E che cosa succede? Ecco la cosa più bella, ecco i doni anche più grandi che il Signore dà a chi si fonde veramente con la Divina Volontà. Quante volte ne ho parlato in tante meditazioni, no? Quale pace, quale serenità, quale equilibrio è in loro, quale intelligenza, quale amore e quale purezza. Sarebbe da starci fino a domani mattina su queste cose. Poiché io divengo loro e loro divengono me. Il tasso della nostra santità, parlando in termini ordinari, senza fare riferimenti, per esempio, alla Divina Volontà, è direttamente proporzionale alla presenza di queste cose. C'è nella tua anima la serenità, essere sereno. E chiedilo alle persone che ti stanno intorno, se tu trasmetti serenità. C'è pace. Le persone che entrano in contatto con te avvertono la tua pace. C'è equilibrio in tutto, la grande virtù dell'equilibrio. L'intelligenza, capisci? Cresci nella comprensione, per quanto c'è possibile, di Dio, del suo mistero, dei suoi misteri, della sua parola. Cresce l'amore verso Dio, l'amore verso il prossimo. Cresce la purezza universale, non solo la purezza negli atti. La purezza nel linguaggio, per esempio, la purezza nei pensieri, nei desideri, negli sguardi. Ecco, questo accade ai servitori di Gesù. Una vita meravigliosa, ecco, non una vita balorda, orrida, brutta, come quella di chi sta immerso nei vizi vomitevoli, magari comprati anche a prezzo di orribili patti, con colui a cui non dobbiamo dargli nessuna soddisfazione. Il diavolo non conta nulla e noi dobbiamo dargli questo messaggio, cioè è un messaggio proprio che non mi interessa proprio né te né tutto quello che tu potresti anche dare. Tutto quello che tu dai è monnezza, è bene solo apparente. Io voglio i beni veri, i beni grandi, i beni importanti, quelli ce li dà soltanto il Signore e non certamente tu.